Beroff, buonasera a tutti. Mercoledì sera, siamo reduci dal primo giorno del Libor Meeting con i gruppi che hanno avuto due grosse sorprese e invece una conferma con Mishrif. Saluto Roberto, Luca e Chris. Stasera siamo in squadra piena e passiamo a analizzare il giorno 2 che si apre all'1.50 con le Lauter Stakes, classica prova sui 6 furlong per puledre di 2 anni. E abbiamo un'imbattuta, è sempre affascinante vedere un'imbattuta, che è questa Sandrine, che è una cavalla molto affascinante perché ha vinto il debutto sul sintetico, poi ha vinto al Royal Ascot sul terreno molto pesante, le Albany, e poi ha vinto invece a Newmarket sul Good to Firm. Quindi una cavalla che sa fare un po' di tutto, figlia di Bobby Skitten, deve rendere 3 libbre a tutte le altre. Diciamo netta favorita, giusto che sia così, però tra le puledre mai dire mai. Io non giocherò la corsa, segnalo soltanto questa Zane Claudette che ha vinto bene l'ultima, mi fa piacere perché è una cavalla di Ismail Mohamed con Ray Dawson, che è un fantino che dopo tanta gavetta finalmente sta avendo qualche successo. Probabilmente non vale Sandrina, anzi togliamo il probabilmente, però potrebbe sicuramente lottare su una pista così, una non in ever per una piazza. Non giocherò, ma ho segnalato queste due e mi vedrò la corsa con piacere. Luca, dai, partiamo da te. Con la consapevolezza che peggio di oggi non posso fare, partiamo con questo day 2. Il day 1 ha avuto un blank clamoroso. Penso che Sandrine sia la cavalla da battere, secondo me è una fuoriclasse, non l'ho mai giocata, ma adesso inizio a giocarla, quindi è probabile che la fermi. No, 13 ottavi è solamente perché ha le 3 libbre in più, perché queste le ha già battute, perché si è dimostrato molto molto forte. Vedo Illustrating seconda favorita 5 contro 1, mi sembra un po' strano, mi sembra che Desert Dreamer e lo You abbiano più titoli, però è vero che Desert Dreamer e lo You le hanno beccate da Sandrine, quindi per me qui è Sandrine abbastanza semplice. Poi non c'è tanta quota, però se uno dice 13 ottavi, vincente secca si può fare. Ok, Roby. Io la penso in maniera diversa, Sandrine rende 3 libbre e io credo che Desert Dreamer sia stata spe sempre sfortunata, anche quando ha perso da Sandrine potrebbe ribaltare la linea. Hello You pure, perché quando ha vinto Sandrine tirava come una bufala, ha cambiato trainer e gli mettono Hood, può darsi che magari si tranquillizzi. Zane Claudette è finita molto bene ad Ascot, ma finire bene ad Ascot è un problema per fare la stessa cosa a York, perché non è facile finire su questa pista come finito ad Ascoli. Ho citato queste quattro, ma io gioco Illustrating, quindi salto, faccio il salto a fosso, perché già non mi dispiaceva nelle Primary, mi sembra una cavalla di un certo rilievo, mi sembra. La mamma vinse qui, anche no, vinse un gruppo la mamma qui. Mi piace come si è mossa, pur essendo Catterick e Voodoo sul pesante. Una sola segnalazione, visto che oggi Mark Johnston ha già piazzato il colpo, ha anche la puledra di Mark Johnston teoricamente avrebbe una chance. Si chiama Outside qualcosa, Outside World, due corse. Come oggi il suo puledro ha tutto il diritto di correre e di avere la chance. Comunque gioco sicuramente Illustrator. Ok, sì. Maid's Causeway vince le Coronation, qua York, gruppo 1. Vai, Chris. Ah, io seguo un po', sono sulla stessa falsariga di Roby, nel senso che la prestazione di Sandrine quando vinse dietro Hello You, Hello You l'ho vista veramente molto green, tirava, eccetera, eccetera, quindi potrebbe anche ribaltarla. Per il solito discorso che facciamo più volte, 6 contro 4, 13 contro 8. A 11 contro 2 trovo una piazza di Illustrating che vale più o meno vincente di Sandrine, che rimane comunque il benchmark della corsa. Andrò anch'io con quella di Carrebourg, che ho visto vincere molto bene a Goodwood. Va bene, cambiamo il terreno, però ad Ascot si era comportata bene con uno steccato, non di quelli più adatti per la corsa, e quindi io andrò sicuramente con la Borg. Perfetto. Veniamo alle 2.25, che sono le Premier Yearling Stakes.
è una corsa questa di condizioni di iscrizione particolare, perché tutti i cavalli devono essere stati catalogati, acquistati alle aste di settembre 2020 delle GOFS. Quindi viene sempre una corsa in cui ci sono dei cavalli, come per dire favorito system di 95 di official rating, e poi chi ci prova con, vediamo qua in fondo, con 72, 74, quindi ci sono tanti 50 contro 1, 100 contro 1 che non contano niente, anche se un paio di anni fa vinse una, mi pare, a 50, un cavallo a 50. Comunque, niente, è una corsa dove i valori sono system sicuramente, quella che ha le linee più solide. Io nomino questo cavallo che mi piace parecchio, che è Wings of War, di Clive Cox, perché vince una maiden a Nottingham, ma è una maiden che ha fatto linea, perché batte Sovereign Prince, un Godolphin, e batte Jets Club, che ha vinto l'altro giorno. Ma soprattutto è il modo che mi è piaciuto molto, perché va davanti, poi sembra essere passato, ma quando viene richiesto scava praticamente, insomma, scava un bel distacco. Quindi mi è piaciuto molto, infatti non è che sto inventando chissà che cosa, perché sta a 5 contro 1, stamattina era un po' più alto, favorito giusto system, ma io penso di giocare Wings of War. Vai Luca. Con una battuta potrei dire, aspettate, c'è l'audio? Sì. Sì, sì, vai. Che dovrei chiedere a mia moglie che se c'è Mom Steeple da giocare che si isola, ci sarebbe System oppure la stessa giubba. Però io gioco Smallen di Kevin Ryan, il numero 16, perché è già abituato a queste corse, è nato in Irlanda, ha corso bene una corsa similare. E poteva fare la nursery finale di oggi, invece fa questa, e tra l'altro la quota è in netta discesa. Io ho iniziato a guardarlo a 14 contro 1, è andato a 12, adesso lo vedo a 8, quindi il trainer qua di solito ci becca, e per una piazza ampia ci può stare. Ok, Roby. Chi vince qui poi non rivince mai più una corsa, eh? Mom Steeple Docet, giustamente ci mirano perché sono 100.000 sterline. Mi piacciono due cavalli, premesso che è giardino di Richard Cannon, quindi su questo non ci piove, ne ha iscritti 4, se non 5. Mi piace anche a me Wings of War e Corker. Wings of War l'ha descritto Antonio. Corker, come mi ero permesso di dire ieri, oggi c'è stato uno shock nei puledri, ma perché nessuno aveva forma sulla pista, questo poteva essere anche un motivo. Corker invece ce l'ha la forma sulla pista, al debutto è andato vicino a Progettante, che poi è piazzato a Royal Ascot, ha vinto sul Good to Firm, e quindi sono in bilico tra Winds of War e Corker, ancora Burke, guarda caso. Però insomma, se ripete la prestazione del debutto, e chiaramente se fa sei farlong, però viva Dio, sei farlong a Yorkshire non li fai, sei proprio cavallo a 200 metri. E quindi sono indeciso tra questi due. Vai, Chris. Chris. Io sono sulla stessa volta della falsariga, ne ho tirati fuori due, Wing of War. Sicuramente l'ho visto anch'io la corsa che ha vinto a Nottingham, mi aveva impressionato, come ha detto Antonio prima. E andando a scavare, cercavo un cavallo di quota e sono arrivato a Smullen anch'io, dove ho rivisto la corsa vinta da Sacred Bridgianas. Lui aveva uno steccato intermedio rispetto agli altri che sono arrivati, mi pare, i primi quattro steccati alti, e mi era piaciuto molto. Poi ho visto che l'avevo visto ieri a 14, oggi siamo a 17 contro 2, quindi lo stanno giocando, e Kevin Ryan a York sappiamo che si difende sempre bene. Ti darò all'ultimo, credo però tra i due sicuramente di più quello di Clive. Perfetto, veniamo alle tre. Clipper Logistics Handicap sul miglio, e questa è una delle classiche corse di York, dove è inutile che mi metta a analizzare tutti i partecipanti, perché il betting lo vedete anche voi, 13 mezzi, 7, 7, 7, 8, 10. C'è poco da dire, è una corsa apertissima, c'è il vecchio Escobar che penso l'abbia fatta 50 volte questa corsa. Io dico un solo nome perché sennò mi dilungherei, se dovessi citare tutti quelli. Non mi dispiace questo Fame and Acclaim, è un cavallo che stava da Joseph O'Brien, e vabbè, non era male perché arrivava quasi a 100 di official rating, è passato a Les Ayres, che
non è sicuramente André Fabre come fama né come bravura, ma tutto sommato dopo il debutto, shock, nel senso che non fa la corsa, ma era nella Royal Hand Cup. Poi viene qua sulla pista, arriva dietro la Trinidad, che è anche partente qui, e l'ultima Newmarket arriva terzo di Quintilius, ma facendo vedere che ha bisogno di più distanza, come aveva già fatto vedere d'altronde in Irlanda. Scende Lewis Edmonds e sale Ollie Doyle, quindi ci guadagna anche come monta, un'ideina, ma chiaramente proprio per uno spicciolo, per vedere la corsa, perché chiaramente ci sta di tutto. Luca. Allora, di solito questo è un bellissimo handicap, è uno degli handicap sul miglio più belli di tutta la stagione. Questo non è uscito molto bene, non è, ci potrebbe essere il cavallo da gruppo, qui dentro è difficile trovare. Ora, io sono uno che ha giocato sempre la Trinidad, lo sapete, ma con lo steccato 20 e in questa categoria non lo posso più giocare. La Trinidad è un cavallo che parte anche, si mette dietro e fa il finalone, però col 20 no. Allora ne ho tirati fuori due. Uno è quello di Chris Orban, lo so già che anche lui l'ha segnato. Perché a Goodwood Jimmy Spencer era ultimo, era lo steccato di dentro, ma si è messo ultimo, fa un bel finale. Scarica, prima o poi vanno a colpire. Poi questa qua è molto difficile, però lo steccato 10 corre da dietro e può fare una bella retta. Il secondo, andato da Trends, che li marca tutti proprio, è Fox Champion. Il numero 16 era 25 contro 1, lo stanno giocando adesso a 16 forse, 22, ecco, da alcuni bookmaker ancora più basso. Questo è un cavallo sfigato il Beckett, perché se si vanno a vedere i vari replay spesso non ha trovato lo spazio, insomma una preghiera per farlo arrivare una volta. Ne gioco due perché sono in tanti, quindi Orban il numero 6 di Omago con Jimmy Spencer, che oggi ha avuto un cavallo da corsa e ha vinto, quindi possiamo dire che sta montando bene, e l'altro invece Fox Champion con Silvestre De Sosa, che proprio bene non sta montando da tutto l'anno, però vediamo. Roby. Sì, corsa steccato dipendente, come accennava già Luca, quindi i numeri alti, anche se c'è dentro un cavallo potenzialmente che è al limite del gruppo, è Astro King, però col 17 faccio un po' fatica. Mi piacciono Orban, perché Jamie Spencer, io ho scritto che quando monta così mi vengono le polluzioni notturne, e se monta come ha montato oggi, secondo me a Woodrow è stato pure danneggiato. Più di lui però mi piace, e col 10 siamo Medley, si può digerire. Mi piace però Irish Admiral, sempre per il discorso della forma sulla pista. Lui si presenta, vero, a 2000 metri molto bene il 14 maggio e poi delude ripetutamente. Morale della favola, si trova una libra in meno di official rating rispetto all'ottimo debutto sulla pista. C'è da dire che Tom Marcant sceglie il compagno Amethyst, che ha il 19, vabbè, però non è che su la donna delle pulizie, insomma, comunque su qualcuno. Quindi Irish Admiral e Orban. Vai Chris. Io qua ne ho due, diciamo, io permetto che andrò sicuramente con Irish Admiral per le stesse ragioni che hai appena spiegato tu, anche se negli occhi ho la prestazione di Orban, come citava prima Luca, dove l'ultima volta veramente ne combinate di ogni Spencer alla sua maniera, è stato anche danneggiato perché hanno chiuso la porta in faccia un paio di volte, quindi credo che ne giocherò due. Faccio una segnalazione per i Focapri, che giocai e presi a Goodwood, non mi ricordo più dove era l'ultima volta, guardo If of Cup. Vabbè, comunque insomma non mi ricordo più, Ascolti. Bravissimo, dove sgabbiò tipo arrivò quarto, l'ho preso in una quota enorme di piazza e sgabbiò, perse 5 lunghe la sgabbia abbondanti, finendo ancora molto bene. Oggi allungano a Parlong rispetto ai 7 precedenti. E quindi domani io sicuramente andrò con Irish Admiral, però non sono certo che mi castigherà uno degli altri due, perché è sempre così. Comunque vado con l'Agas, anche perché poi Roberto non c'è
Tom Marcan, ma insomma, William Buick è sicuramente un ottimo sostituto, sta montando molto bene. Ok, sì, credo anche tra l'altro che Marcand sia obbligato a montare per la Chevrolet Park per motivi contrattuali, ma penso, non sono sicuro. Andiamo a 3.35, che è il clou del giorno, le Yorkshire Oaks, e qua diciamo che possiamo farla molto breve. Snowfall, vista quest'anno, è una cavalla che sembra imbattibile. Se le Oaks di Epsom potevano sembrare una corsa un po' così, perché comunque terreno molto pesante, scelta di steccati strana, la vittoria al Carrag mi ha veramente impressionato, al di là delle battute, ma il cambio di marcia non lo vedevo da tanto tempo. Dobbiamo sperare che corra Wonderful Tonight, anche se è una cavalla che praticamente fa solo il pesante, perché se ritirassero Wonderful Tonight rischiamo di vedere una quota tipo un decimo. Penso sia imbattibile Snowfall. Passo la parola a voi, perché non c'è molto altro da dire. Luca? No, niente da dire. Allora, se corre Wonderful Tonight è una grossa sorpresa. Se corre solo perché York è una pista che ti permette di fare un lavoro veloce. Ora, oggi la pista era al limite del duro, perché era un good, quasi good to firm. Quindi io su good to firm lo ritirano sicuro, secondo me. Però se invece corre, non corre per vincere questa, per me ne frega niente, perché deve andare all'arc, e quindi corre per fare un bel lavoro veloce, come ha fatto in passato anche O'Brien. Ma non ho una bet, forse Shada piazzata, perché l'ho giocata Ascot, ecco, è lì in linea con Loving Dream, e tre forse, però ecco, la corsa è Snowfall dipendente, non c'è poco da dire. Fabi? Una volta che vorrei la pioggia per vedere una bella corsa, invece niente, non arriva la pioggia. No, mi limito solo a dire che York è riuscita a perdere pure una cavalla a un decimo, si chiama Tagruda in questa corsa, ve la ricordate, no? Sì, sì, sì. Perché a York succede anche quello, quindi che dobbiamo dire? Io non nemmeno commento la corsa, dico solo che a livello statistico non solo Golden Order abbiamo qui, ma Tagruda perse a un decimo questa corsa. Vai, Chris. Io che ricordo perfettamente la corsa di Tagruda Testone, ho fatto in anteposta, ho giocato un multiplo che è partito con Palaspear domenica e proseguirà con Snowfall per chiudere poi con Golden Pal e Space Blue qua a York, quindi l'ho presa però a 4 contro 7, 1,60, mi sembrava di aver preso la quota, speriamo che non succeda quello che c'è con Tagruda, quindi nulla da dire, guarderò la corsa, mi terrò il mio anteposta, bello tranquillo. Ok, veniamo alle 4.10, un bellissimo nursery handicap sui 7 Farnon con 16 al via. Do subito la parola a Luca, perché è una corsa che sono troppo vecchio per mettermi a guardare queste corse, quindi Luca vai. No, onestamente non l'ho guardata neanch'io, visto che c'è questa Gas Maglev che avevo visto correre bene, ma è favorita a 10 terzi, non li conosco onestamente, devo ancora guardarla bene. Roby? Sapete come la penso sui nursery, per questioni etiche, obiezione dello scommettitore, obiezione di coscienza. Gioco eventualmente nei nursery solo qualche cavallo di qualche mio amico che mi suggerisce magari che è imbragato e aspetto che lo sgancio. No, assolutamente, nemmeno la guardo. Vai, please. Obiezione di coscienza che per me l'ho saltata a pie pari, quindi possiamo andare oltre. Perfetto, direi che siamo tutti d'accordo. 4.45, questa invece è una bella corsa, 2.400 metri, una listed per femmine, giovani e anziane. E, segnalo subito una cosa, che nonostante qua la favorita sia Amma Grace, Noblesse Oblige, Dermot Weld, è 10 anni che non vince una cavalla che non abbia 3 anni, che non vince un'anziana. Quindi non è facile statisticamente. Io dico subito che mi piaceva, quando ho guardato le corse oggi pomeriggio, Abstinence, che però stava molto molto più alta, cioè molto, stava a 8. Adesso vedo che è a 5 e mi piace molto, perché è l'ultima corsa a vedere il replay, giustamente gli occhi non ce li ho solo io, ma a Newmarket arriva praticamente l'unica che corre verso far side, arriva incollata alla cavalla di Gosden, Free Wind, che ha vinto in Francia l'altro giorno, e dietro Golden Pass, che è una cavalla che va molto forte. Anche le corse precedenti sono buone, perché tolto il quarto sul sintetico, poi
ha sempre fatto il suo, poco esposta, un allenatore bravo con le femmine. A me piace lei, pur anche se tutti sanno il mio, la mia quasi venerazione per Dermot Weld, però appunto questa differenza di peso preferisco Abstinence. Segnalo anche Penny Moore, che è una blu che a Kempton ha vinto di tutta la pista, però chiaramente qua si cambia decisamente livello. Però voglio dire, il pedigree per vincere ce l'ha assolutamente, perché è figlia di Frenkel e di Penelopa, che era una cavalla che stava prima in Germania, poi in Francia, che ha vinto le Oaks tedesche, sì, sono andato a controllare perché non ricordavo, che ha vinto le Oaks tedesche, quindi una cavalla che nasce molto bene. Le altre, non lo so, c'è una Harrington, Forbearance, per me Abstinence. Vai Luca. Due anni fa, stessa giubba, stesso Fantino, stesso allenatore, vince Search for a Song ed è Cassa Grossa. No, secondo me Amma Grace non è come Search for a Song, anzi, anche la carriera lo dimostra, già 4 anni non ha mai vinto un granché. Da qui invece Search for a Song iniziò la sua scalata, poi vinse la Rischläger e altri gruppi. Quindi io vado con una tre anni, che è Penny Moore. L'impressione visiva, anche se era Kempton, è devastante. Quando una cavalla vince di 9 lunghezze, allungandosi e fermando addirittura, puoi solo pensare che è una progressive e che quindi abbia ampi margini di miglioramento. Poi questa è una cosa che per tradizione vengono tutti: Michael Stout, Varian, Agras, ci sono tutti proprio, se guardate, Gusden, Weld. Quindi chi più ne ha più ne metta, ci sono portfolio, cavalletta esposta, ci sono anche gli irlandesi. Io penso che Penny Moore sia quella meno esposta di tutte e che abbia più margini di tutte. Quindi vado contro la favorita che è Amma Grace, e mi aspetto anche che Penny Moore chiuda più bassa del 5 contro 1 attuale. Roby. Avrei quasi detto Nep per Abstinence. Non lo dico perché la corsa, questa è bella, è la più bella corsa del giorno, perché giustamente c'è questa Penny Moore che fa franche le Penelopa, che non è male. Perché non lo dico? Perché c'è solo un piccolo dubbio di quella prestazione di Newmarket, che l'abbiamo vista tutti, sarebbe da Nep. La seconda ha vinto in Francia il gruppo, ma Golden Pass si è squagliata come neve al sole dietro Ucum, ma non dietro Ucum, ultima. E quindi io domenica mi domandavo come diavolo abbia fatto quella di Gosden a vincere il gruppo, che è seconda. Ecco, è una piccola parentesi. Quasi Nep Abstinence. Weld viene sempre, corre sempre le Dalton Stakes, quindi è una corsa a cui ci ha affezionato. A me piace questa qui che ho citato, una prece per la monta, che mamma mia. E anche quella di Forbearance, quella di Jessica, che è un'anziana. L'ultima volta mi ha dato la sensazione che il 2004 sarebbe, su una pista facile come York, sarebbero meglio dei 2008 di Leopardstown. Quindi Abstinence e questa qui di Jessica, ma chiaramente la femmina del Hi Chris. Anch'io sono sui 3 anni e qua rimango sulle due di Beckett. Abstinence, va bene, ok, l'abbiamo citata già, l'abbiamo vista tutti. Io non mi dispiace Vesela, Lena Frenkel, eccetera, eccetera, ha delle buone linee. L'ultima volta contro l'Ila Croat, che poi si conferma. Mi è piaciuta. Ho visto il replay perché l'avevo giocato un altro cavallo nel debutto a York, dove nel momento in cui cerca di piazzare lo spunto viene letteralmente cancellata e poi non li prende più la corsa di metà luglio. E rimarrò con una delle due back. Se c'è quota grassa, che la vedo abbandonata, andrò più su Vesela che su Abstinence, perché secondo me Abstinence domani potrà chiudere probabilmente, se non favorita, insieme a Penny Moore, perché non credo che Amma Grace catturerà molte simpatie un po' per la rendita di peso, eccetera, eccetera. E poi, come diceva prima, non è sicuramente Search for a Luca, non è Search for a Song. Quindi, secondo me, le 3 anni prenderanno cara la pelle. Perfetto, chiudiamo con l'ultima corsa, 5:20, altro mezzo manicomio.
7 furlong per femmine. Qui non so, io vedo favorita questa Sweet Enough di Gosden. Io, premesso che è una corsa che al 90% non giocherò, non mi dispiaceva l'altra di Gosden, Starove Marati, che non ha carta, ma tutto sommato è una cavalla a cui hanno fatto fare prima il Phil Smile l'anno scorso, poi le Guinee, dove arriva a 6 lunghezze e mezza, affonda sul molto pesante di Ascot, e poi a Newmarket a luglio comunque corre abbastanza bene. Quindi a me piaceva più questa di Gosden, vedo che giocano l'altra. Poi c'è Rising Star, che è una cavalla che è venuta anche a San Siro a fare il dormello, che è riuscita a vincere la sua corsa a Musselbra. E ultima segnalazione la faccio per Agincourt, che è una cavalla di qualità, però insomma mi sembra un po' troppo alta al peso, perché lei sulla pista lotta una corsa, mi pare 2 anni fa, ma era mi pare 93, insomma 2 anni in più e 7-8 libri in più, è difficile, anche se è una cavalla di classe, ma corsa che sinceramente non mi dice granché. Al massimo vedrò Starove Marati se c'è qualche segnale dal betting, anche se gli Yoshida non so perché, ma mi dà sempre l'impressione di essere cavalli un po' scarognati, quindi in una corsa del genere è dura. Luca. Davido Marania ne ha 3. Una è Thunder Beauty, la nostra vecchia amica irlandese, ma devi un po' scaricarla perché è troppo alta il peso. Io prendo Improvised, una femmina che ha vinto bene bene a Epson. Abbiamo visto oggi che vincere Epson poi vuol dire che sia una cavalla che può andare dappertutto, io ho compreso, ce l'ha dimostrato Mark Johnston oggi, e ha vinto da ultima prima questa, devo ancora rivedere il replay, me lo ricordo a memoria, ma voglio rivederlo bene, in basso nell'handicap col pesino e con Silvestre De Sosa. Dello steccato 14 per una volta me ne frego un attimino, perché tanto ci sarà ritmo, quindi vengo da dietro e quindi vediamo come va. Poi molti delle altre non le conosco, sinceramente. Roby. Vabbè, tanto io ho sempre buttato via qualche centesimo di Thunder Beauty, lo butto via ancora. Non è l'ultimo centesimo che butto via, quindi non va più. Amen. 22 contro 1, posso spendere qualche centesimo? Vai Chris. L'ho giocata anch'io le ultime due volte, ho buttato via anche io su Thunder Beauty. E non credo che giocherò questa corsa. Mi incuriosisce molto il fatto che Marco Botti vada a York, dove non ci va molto spesso, e non ha vinto granché, però è sempre andato molto a premio. Io credo che ci credano in questa Rising Star. Ho visto la corsa che ha vinto Musselburgh e l'ha vinta in maniera molto professionale. Ho visto che la stavano anche giochicchiando, quindi credo che la guarderò, però farò il tifo per Rising Star. Ok, abbiamo finito con York. Roberto, volevi fare una segnalazione su... Sì, io devo giocare questa corsa di Killarney, la Listed, che mi pare sia la terza corsa, mi pare. È alle 5.45. Sì. Come sempre, Listed a 1.600 in Irlanda è sempre un disastro, tante partenti, però ci sono due cavalli che mi colpiscono l'occhio, dei quali uno lo giocherò. Vabbè, i cavalli che colpiscono l'occhio sono Mazen, perché ha un curriculum che parla da solo, no? Però rientra da 340 giorni. La terza uscita aveva provato il gruppo 1 e vedo che si vede lì di fianco che nonostante il rientro ha una quota che parla. L'altro è Tazaral, che è quello che gioco io, accorcia 1.600, ma anche qui non c'è bisogno di commentare l'ultima prestazione, visto da chi è stato battuto, no? Quindi non ha mai corso su distanze più brevi dei 1.900, accorcia 1.600, ma io gioco lui perché è potentissimo con riferimento con Ottoman Emperor. Stop. Ok, aggiungo solo per fare colore che vedo qua Fiscal Rules, che credevo fosse ritirato, e io riuscii a giocare in un derby irlandese Fiscal Rules, per dire quanto ne capisco. Va bene. Io avete la stessa segnalazione
segnalazione di Robby, perché la linea con Ottoman Emperor l'avevo vista anch'io, e questo Tazaral, tra le altre cose, secondo me può essere, visto il Monster Gamble sul Giudmonte, andrà un pochino in drift, e quindi se si alza un pochino prenderò anch'io qualcosa di qui. E Masen è ho guardato un pochino oggi, perché ero incuriosito da qualche sito che seguo, degli steamers eccetera eccetera, siamo partiti da 7 contro 1, siamo a 5 contro 2, cioè non corre da 345 giorni, sono usciti anche dai bambini per giocarla. Il problema è proprio quello, che con la quota così bassa vuol dire che starà già a posto e ci batterà, vabbè, fa niente, fa parte delle corse vincere e perdere, ci mancherebbe. Sì, assolutamente. Perfetto, avete ancora posso qualche corsa? Posso dire una cosa io? Certo Luca, vai. Io avevo segnato Maoilin, che è una femmina che stava in Irlanda, un irlandese, avevo detto a Galway giocarla, non l'ho più vista, e me la trovo domani a Saratoga, nella quarta Saratoga, in una Lowens, con su Joel Rosario, l'hanno venduta in America, ed è una cavalla che ha vinto ad Andalk e ha corso bene in ottima categoria. Quindi alla quarta Saratoga domani sul Dirt io gioco una cavalla irlandese che Morning Line me la danno 10 contro 1, non sa nessuno chi è, ma noi li uccidiamo tutte. Scusa, non abbiamo capito di chi è, di cosa stai parlando però. Meno Maoilin, quarta corsa Saratoga, domani, è una Allowance, e riesci ad andare? Sì, penso di sì. Ok, sul miglio allungato sul Dirt. Ma sì. Ok, grazie dell'informazione. Ok, come la serie TV Luck, in cui c'è il cavallo irlandese. Ti metti in nota un cavallo e dici quando corre, poi scopri che l'hanno venduto in Australia, in America, così. Allora mi è arrivata la nota e ho detto no, questa la gioco, perché ha corso veramente molto bene le ultime volte. Io li vedo ogni tanto a tirare il carretto qua nei campi in parte, i cavalli che metto in nota, ma vabbè. Bene, abbiamo finito, ragazzi. Vi ringrazio della compagnia e del tempo che dedicate al nostro bel canale, panthersals.forumfree.it. Buone corse, buon day 2 a tutti, e ci vediamo domani sera per il day 3. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Buonanotte, grazie a tutti! Ciao, ciao!